Buongiorno a tutti. Come tutti i sabati, la tradizionale appuntamento con la gara di Rec Race. Oggi è la quarta prova, dopo di questa ne mancheranno ancora tre. E poi speriamo di mettere via i rulli e riprenderli il prossimo anno. Oggi ci sarà una gara di 47 km. Vediamo quanti siamo. Sono già tre pagine. Questo sarà Orazio, vado a vedere. Ehi! Mi sto scaldando. Mi sto scaldando. Sì. Ti sei collegato? Sì. Ma sei senza. Sì. Ma non ti vedo però, sei senza videocamera. La devo attaccare perché mi stavo spogliando, non mi sembrava il caso. Eh sì, è meglio non fare vedere le macerie che hai. Non mi sembrava il caso. Se no dai scandalo. Ma sono in una sessione che non so neanche qual è. Sono entrato solo per scaldarmi. Che ti sei messo la maglia dei polli? C'è scritto polli. Del Punti a maglia manica lunga, c'è un freddo petto, proprio una vacca. team, de il team dei polli. Polti. Il team dei polli. Quanti anni Questa c'ha maglia sta qua, maglia? sai quanti anni ha sta maglia? C'era almeno 30 anni. Sì, sicuro. Oggi è dura, eh? Allora, la gara di oggi è fatta così. Ci sono i primi 25 km che è durissima. E poi è tutta discesa. C'è tanta gente forte. Ma io oggi sono motivato, Ah sì, motorizzato sei. eh? Oggi arrivo nei 10. Hai trovato la lavatrice giusta? Oggi entro nei 10, eh? Però I cavoli. se prendi la classifica la giri al contrario. Ciao, guardi a casa. In modo che Bicul non rilevi una partenza falsa e vi lasci fermi. Solite cose. Se girano la classifica al contrario, io e te arriviamo primo e secondo. Ripeto, Pino. Vedi la barba, non c'è più. Messo il cappellino. Il sudore. Il cappellino al contrario. Anche se eri ingiovanito, secondo me ora ti cambiano di categoria, ti passano alla G. Mi passerò come junior. E io ieri come un piccio mi sono sparato 50 km su Zwift. Tra 5 minuti circa lanceremo la gara. Se siete dentro qualche percorso in Bicool, uscite pure, in modo che. Hai scritto Recreation nel motore di ricerca. Ah, pronto a essere Così cliccato, poi quanto arriva metto in bio. no? E siamo i primi della lista. Disagio. Oggi sarà duro arrivare al 25° chilometro, poi. Vabbè, tanto poi le cazzate che diciamo le metti tu su YouTube. Ma io dopo faccio un taglio, faccio una censura. Meglio, Non tutte le parolacce Ciao a vengono. tutti, la gara è stata lanciata. Potete iniziare a cercarla in Bicool. Col nome Rec Race, Rec Race, scritto staccato, sarà il primo risultato che troverete, è la Como Lecco. Ci sarà Sono dentro. l'omino con il puntino rosso e i numeri progressivi di voi che vi aggiungete alla gara. Sono sesto, quinto sono entrato. Sei in pole position insieme a me. Io sono il secondo della fila a destra. Dunque inizia la concentrazione sui volti dei 72 Rec Racers di quest'oggi. 6, 5, 4, 3, 2, 1, gong! Ed in questo momento parte la carica dei 74 Rec Racers in cazzo oggi del trofeo Como Lecco. A tutta a prendere la sua testa della corsa, Daniele Ziglioli.
il protagonista indiscusso del campionato d'inverno, chiamato dopo qua. Tre tappe comunque complicate oggi a tornare ad irrompere come protagonista, ora a guidare il gruppo con il 4% è arrivato da subito. Canada Enrico Magnani, forse sinto dal quale uscirà il nome del vincitore tra circa un'ora del trofeo Famolecco. Dunque sarà fondamentale non perdere le ruote dei primi. Matteo Poli, Gabriele Sbaruffati, il lombardo che oggi di fatto corre, possiamo dire, praticamente in casa, e oltretutto è il leader, ricordiamo ancora, Sbaruffati, Magnani, Mario Spignoli, Giuseppe Ferraghi, Luca Bianchi, l'estratore romagnolo vincitore settimana scorsa a San Marino, e poi Anna Zani, leader della classifica di questa gara. Respiro. Proseguiamo con Giorgio Mariani, Enrico Magnani, Nadira Lazzari, Matteo Folliero, Giacomo Magnani, il fratello, Alessandro Dora, Alberto Argenta e Michele Galimberti. La carica di oltre, cercando di respirare, a portarsi comando. Sei partito troppo forte. Bene, dunque, Daniele, oggi chilometri successivi. E questa è massacrante. Là davanti, presente Sena, Luca Bianchi, che adesso chiude 4. Questo gruppo di testa, dove è presente anche Giacomo, gli avversari del gruppo inseguitore. Vediamo in croce, porco giù. Dunque, primo squillo di Magnani, che prova adesso addirittura la fuga solitaria dal primo chilometro, poco devo meno. Respirare e vediamo chi riuscirà adesso. Se la partenza, tra le partenze forse più decise di questo campionato, che ha già scremato sensibilmente gli avversari di proposito gratuito del proprio marchio. Check-up finanziario alla tua azienda, fondo perduto o conto interesse per la tua azienda. Dunque, il nuovo sponsor, benvenuti ragazzi, Marda di Mendini, Giuseppe e figli. E poi udite udite per voi da Racers, FM Store. Se non finisce subito sta salita mi stacco, vaffanculo. Di Como a Muggio, un super giro prima di addentrarsi nella provincia di Lecco. Però sto morendo, e si forma un quintetto al comando molto interessante, il greco 46 posizione per lui che vive in Florida. Dunque, welcome today for Costantinos in questa fase, lui, quello che sono amici anche per poi inseguire in discesa per tappare il buco. Oggi spettatore da lassù della sfida della Rack Race fra Luca Bianchi e Enrico Magnani. Più dietro invece sono dodicesimo, è andato a formarsi con Thomas Capa, che viene ripreso da Alberto Argenta e Daniele Ziglioli. Ora dunque si lotta, sì, sto scucchiando solo le ruote perché a 20 adesso arriva la salita dal tandem al comando con Luca Bianchi. Più dietro rimontando, bravissimo Franco Belfiore, bravissimo Belfiore, sente compagni in sesta posizione. Occhio che rientra anche l'altro leader della classifica, cerca di difendersi, di difendere la sua posizione. Franco Belfiore si è in sesta piazza in questo momento, ma là davanti sta per riprendere in cima questa salita le ruote di Argenta, Zigliola e Capra. Dunque risorge da dietro anche Franco Belfiore in maglia Euskaltel Euskadi. Questi numero 75 invece, ottava posizione in solitaria per Gianluca Peruta, anche lui oggi rientra in top 10. Gianluca Peruta, dopo alcune tappe difficili per lui, oggi rieccola davanti, lui che vediamo ancora essere classificato in quinta posizione nel campionato d'inverno, e oggi rientra nella bagarre, nella top 10 quantomeno, Gianluca Peruta. Intanto davanti prosegue il testa a testa bellissimo tra Bianchi e Magnani, tra Italia e Canada, in cima a questa salita. Il terreno adesso di Bianchi, che prova ad andarsene, due secondi vantaggio. Eccoci adesso con Magnani invece. Niente, che mi sono rotto il cambio. Deve recuperare, che deve sfruttare questo tratto in contropendenza, dove si possono fare velocità importanti. Lui che è passista puro, 7 secondi in gara, contratti addirittura al 9%. Niente, c'è qualcosa che non va nel cambio. Prima di una seconda sto spaccando tutto dolce, dopo
posizione parziale in gara. E poi il 116 è il numero di Fausto Carlesso, eccolo Fausto Carlesso, anche 26. E la volta di Franco Nisi, eccolo in maglia Bahrain, McLaren, Franco Nisi. Punti importanti dunque per mantenere aperta la classifica nonostante un fortissimo Enrico Magnani. Teniamoci per guasto. Ho rotto il cambio. Eccoci, ora abbiamo chiamato Magnani. Di Como adesso per l'Enrico Magnani, che secondo dopo secondo, metro dopo metro, sta rimontando la scia di Luca, di Luca Bianchi. Gestisci. No, ma spacco tutto. Sfida oggi per la classifica di tappa e per la classifica finale fra Luca Bianchi e Enrico Magnani. Ero messo bene, peccato. Vediamo ancora che sta male in classifica. Bianchi era in sesta posizione con 10 punti. Più avanti invece al comando Enrico Magnani con 19 punti. Quindi già 9 lunghezze di vantaggio di fatto per Magnani su Bianchi. Vediamo ancora riaggancio l'ennesimo tra Magnani e Bianchi nel testa a testa fra giganti della Rec Race, tra lo scalatore Luca Bianchi. Si è girata proprio la catena, guardate che roba. Questa è la potenza che storge le catene. Ma porca puttana, va bi. E addio al terzo posto. Ciao ragazzi.